Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, oggi penso sia il 21 agosto, se ce la faccio vorrei caricare questo video proprio entro stasera, insomma tardo pomeriggio, così, e quindi lo registro con il Trell, anche se il PC è tornato, quindi abbiamo anche la chance, quindi la scelta tra continuare con il Cell o ritornare in vecchia modalità videocamera. Fatemi sapere quale secondo voi è meglio, cosa preferite, insomma, oppure se non ve ne importa un fico secco e insomma purché si vada avanti, prendila un po' come viene, ecco, fatemi sapere un po' qua sotto che cosa, insomma, che cosa preferite vedere, cosa è meno peggio, perché l'alta qualità ce la scordiamo sia in un modo che nell'altro. Allora, entriamo nel focus di questo video, che è appunto il make-up nel cassetto dell'estate. Quindi io, ho visto che l'ultimo make-up nel cassetto l'ho pubblicato, cioè parlavo appunto del mese di maggio, quindi insomma giugno, luglio, ci mettiamo dentro anche agosto e la facciamo e chiudiamo qua la sessione estiva, la Summer Edition. Allora, io non è che, se mi seguite da un po', io guardo sempre perché c'è gente che, i passeggiatori sotto la mia finestra, i passeggiatori ho detto, non le passeggiatrici, se mi seguite un po', da un po', insomma, non sapete che d'estate io non è che abbia molta voglia di truccarmi, insomma, perché patisco il caldo, me ne frego, poi prendendo il sole, insomma, non uso più fondotinta, la mia pelle non vede un fondo liquido da almeno 4 mesi, io penso, però quest'anno che abbiamo avuto un'estate, per quello che mi riguarda, propizia dal punto di vista del clima, molti di voi mi odieranno, ma come, ha piovuto sempre? Sì, però io ho sudato la metà degli altri anni e quindi so felice, e quindi spesso e volentieri comunque mi veniva voglia di truccarmi. Vedi, anche oggi mi sono truccata poco, ma per i miei standard estivi sono truccatissima. Quindi vedremo anche qualche ombretto. Allora, stringi, base. La base di tutta la mia estate è stata lei, la L'Oreal Nude Magique BB Powder, è questa qui, nella tonalità Dark Skin, e il bucone lo conferma, quindi ho utilizzato solo lei, e vai, qua c'è lo specchietto e qua c'è la spugnetta. Allora, diciamo che essendo leggermente più scuretta della mia tonalità pre-sole, ho potuto utilizzarla, quindi pre-abbronzatura la utilizzavo col kabuki, nel momento in cui ho iniziato a colorarmi ho potuto utilizzarla con la con la spugnetta, perché utilizzandola con la spugnetta l'effetto è più compatto, il colore si vede di più e quindi si sposa perfettamente con il mio incarnato, quindi solo lei. Unicamente lei, quantunque lei. Correttore, nel momento in cui ho iniziato appunto a colorarmi, ma oggi sto utilizzando un italiano più precario del solito, ho iniziato a colorarmi, vabbè, ho dovuto cambiare correttore, quindi l'Instant Anti-Age qualcosa di Maybelline, quello famoso, quello con la spugnetta, è iniziato a diventare troppo chiaro. Me ne sono accorta in una foto fatta di sera al concerto di Negramaro, dove si vedeva tutta colorata, rossa, paonazza, e una striscia grigia qua sotto, e ho detto: Gabri, forse è ora di cambiare correttore, di mettere un correttore adatto. Sta diventando buio? Forse sì. Peccato, mi ero messa davanti al cellulare, che ero illuminata d'immenso, almeno mi pareva. Ragazzi, vabbè, stiamo in penombra, perché o ora o adesso o mai più. E quindi stavo dicendo, il correttore, mamma mia, è proprio buio. Vabbè, è ritornato lui, l'Erase Paste di Benefit, nella tonalità numero 3 Deep, che insomma è aranciato, vedete quanto l'ho utilizzato, è bello aranciato, quindi non mi fa l'effetto grigiastro, quindi si sposa, si fonde bene con l'incarnato, e quindi lui, non so, fra un po' accendo l'albero di Natale, ok. E poi il blush, voi non vedrete niente dei colori, però insomma fidatevi, questo video si basa sulla fiducia. Il blush dell'estate è stato questo Kiko, il numero 108, sicuramente lui, anche qui l'usura lo conferma, vediamo qua, questo me lo sono creato tutto quest'estate e penso che continuerò nei prossimi mesi, amen, ripeto, è il 108 ed è un... mi ha stupito la scrivenza di questo blush, vedete, ed è un pesca, ma aiuto, accendete la luce, un pesca
Io ho la mano scura, quindi non lo vedete. Andate in negozio e date un'occhiata. Comunque su di me, che sono parecchio scuretta, fra un po' vedrete solo i denti. A causa della luce si vede, quindi ha una pigmentazione buona e una durata eccellente, cioè io lo metto la mattina, la sera è ancora lì questo, quindi comunque un colore fresco che si sposa con tutti i trucchi possibili immaginabili, quindi senza stare lì a pensare o a cercare dei blush che scrivano comunque su una pelle parecchio abbronzata, comunque scura, vado con questo, mi dà subito un aspetto fresco sia di giorno che di sera, mi piace, quindi non ho scelta, vado con lui e ciao, e me lo risolvo così. Vado avanti perché siamo già a 5 minuti e 30. Poi, allora, quindi la faccia, la base, semplicemente questo. Poi, parlando appunto del trucco occhi, durante la giornata, non si può neanche dire, la giornata che ho passato a Roma il mese scorso, quindi a metà luglio, mi sembra di ricordare, toccata e fuga, partita la mattina e tornata la sera. Ho avuto però un'oretta di tempo per andare da Sephora e ho approfittato un po' di sconti, sconti anche cumulativi, perché ero appunto con la mia collega, Sheokere, se guardi questo video, e mi sono accattata perché innamorata di un colore in particolare della Sleek, della palette Sleek del Mar. Ora io la apro, tolgo un cache-pitiel e voilà. Come potete vedere è bella usatina. Allora, l'amore in questione è per lui. Ora, io ho perso e non so dov'è la plastichina con i nomi, perché insomma, a me dei nomi degli ombretti non è che interessi più di tanto, quindi non è che... Adesso, mi sono innamorata di Storm, mi sono innamorata... Non, no, mi sono innamorata di questo arancione bellissimo. Io sono innamorata di questo... E di questo, poi anche gli altri, per l'amor di Dio, li ho usati tutti, però insomma i colori, ve lo faccio di questo, vi faccio lo swatch, solita scrivenza Sleek, guardate che cos'è, se si riesce a capire, io dubito che si riesca a capire, però voilà, bello, 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 potevi scegliere un altro posto per fare lo swatch, bellissimo, questa è una palette veramente carinissima. Bella, scrivente, versatile. Io penso che oltretutto questi colori li utilizzerò tranquillamente anche in autunno e in inverno per dare dei tocchi di colore, per dare... E non è esageratamente estiva, secondo me. Assolutamente no, si può usare. Poi, questa l'ho pagata a 9,90 euro, mi sembra. Dai, che viene fuori un po' di luce. E poi ho preso un'altra palette che era scontata, mi sembra 20 euro. Però era pulita quando l'ho comprata, non era così zozza. E oh, qua è rimasta la plastichina, qua che non ci sono i nomi. Ed è la palette per gli occhi marroni, che poi sapete, in realtà la comprate perché vi piacciono i colori più che per gli occhi marroni, verdi, blu, celesti, eccetera, eccetera. Mi piaceva parecchio. Ora voi vi accecherete. Ecco qua. Per questo beige, per questo vanilla matte e per gli altri, come vedete, tre sono sì, tolori, non colori, sì, tre sono colori neutri, quindi bronzino, perlatino, robe che vanno, la sposto un po', insomma, in tutte le stagioni, e poi c'è questo grigio, e io amo il grigio sugli occhi marroni o comunque nocciola, mi piace un sacco, e poi questo viola, che insomma, io al viola non sputo mai sopra. Mi è ballata un po' la voce, ho avuto un deficit delle corde vocali. Mi metto a fare lo swatch di tutti quanti? No, no, dai, come la vedremo con calma. Magari è un po' di tempo che non faccio un mi preparo con voi. Get ready with me. Perché forse qua davanti alla finestra mi riuscirebbe difficile. Forse attendo di ritornare in postazione invernale. Poi d'inverno è più coccoloro, coccoloro, sì, coccoloso fare un get ready with me. E dentro questa palette qua, e tanto per dirvi che insomma la vedremo con calma anche perché adesso non è che io compri, lo sapete, 8 miliardi di palette, insomma questo è stato veramente un evento, proprio perché dovevo festeggiare quel giorno e mi sono concessa di spendere queste, penso 30 euro, ma meno di 30 euro perché ho usufruito di uno sconto cumulativo, penso di aver speso 25 euro. All'interno di quella palette c'era tra l'altro anche questa matita marrone, che io preferisco di gran lunga.
rispetto al nero, mi piace di più, ed è un bel marrone scuro, mi piace perché fa l'occhio intenso, caldo e non lo indurisce, ma la scoperta della matita marrone non mi risale a un anno fa, quindi è da un anno che io prediligo le matite marroni e lode, lode, lode a questa matita perché per durata, pur non essendo waterproof, è una gran bella matita, è in formato mini. Non è waterproof, è la Sephora Ye, ma non dice altro. Chocolate si chiama. Ed è la 280C, penso che sia lei. La matita per occhi. Ottima. Quanto siamo? 10 minuti. Ok, poi proseguendo appunto sugli occhi, vabbè, l'eyeliner è stata quasi una costante. Perché è comunque sempre lui, questo non vuole finire, ce l'ho su anche oggi ed è questo vecchissimo eyeliner, liquid eyeliner waterproof di Essence, che ho usato, è usato, è usato, è riusato, non finisce, io penso che andrà avanti altri 7 anni con questo qui, poi non brucia, non mi dà fastidio agli occhi, va benissimo. Una new entries invece di quest'estate è stata la matita bianca. Che a me piace tantissimo, questa della Debil, la Casual Pencil Waterproof. Ve le ho già segnalate queste matite, 3,90 euro, molto 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 ben spesi. Guardate che bel bianco, proprio bello, e non lo disegno, vabbè, l'ho utilizzato parecchio come base, quindi per la solita storia, no? Intensificare il colore dell'ombretto, eccetera, eccetera, far durare di più l'ombretto e voilà. Ma anche nella rima interna ed esterna, anche se dà questo effetto piuttosto strano all'occhio, l'occhio un po' manga, un po' sparato, però bello, adesso farei ciao, voglio l'anteprima così, però mi piace, ogni tanto piace, perché comunque ti cambia parecchio. Io sto parlando, sto temporeggiando, aspettando un raggio di sole. Mi sarebbe tanto piaciuto fare questo video con una luce decente. Comunque, lei. Ok, poi per chiudere la sessione occhi, ho rispolverato questo ombrettino Astrak, mi piace assai, che ho visto riproposto anche da Wacom, da vari brand, e io ce l'avevo là perché andare a comprare un Wacom o un'altra cosa. Eccolo qua, questo bronzino rosatino, bello, vabbè, lui dove lo metti sta. E diciamo che tra quelli Astra, voi sapete che gli Astra non è che si distinguono per sfumabilità, perché vi fate il patacone e poi da là non riuscite più a sfumarlo, sono abbastanza ingestibili. Ho un capello davanti agli occhi, Dio mio, toglimelo. Però questo invece, essendo chiaro, è gestibile molto di più. È gestibile molto di più. È molto più gestibile, sarebbe, bisognerebbe dire. Qual è il colore di questo ombretto? Perché non c'è scritto da nessuna parte? Ragazze, non c'è scritto da nessuna parte. Comunque penso che tra i rosini, beigiolini, bronzini, eccolo qua. È lui. Poi labbra e poi concludo, già 13 minuti e poi concludo, e voglia. Dunque, vabbè, sempre lui, il top, l'unlimited stilo di come si chiamano questi qua, quelli che sono usciti, ma ci sono ancora. Il numero 03 di Kiko, ve l'ho fatto vedere in tutte le salse possibili immaginabili e io lo amo, lo amo, lo amo, lo riconfermo, lo metterò proprio tranquillamente anche autunno e inverno, mi conosco. Ora sulla pellazza scura, vediamo se sul palmino un po' si vede di più e voilà, è un perfetto incrocio, ora spero di non spalmarmi tutto sui pantaloni che in realtà sono dello stesso colore del rossetto, quindi non farei neanche un grave danno. Vabbè, questo è un video che voi non dovete vedere per i colori, ma per sentire le mie chiacchiere. E il top, il rossetto top dell'estate a me piace da morire. Che però se la contende, è un qualcosa di totalmente diverso, ma allo stesso livello di qualità è questa tinta Catrice, la Made to Stay di Catrice, la 060. Cioè, l'ho messa anche l'altro giorno. Dopo che ho mangiato, bevuto, sono tornata a casa dopo ore, aveva perso la lucidità, ma il colore era ancora lì sulle labbra. Adesso mi spalmo. Ed è lei. Vedete, questo è un matte, questo è un lucido, questo vira sicuramente più sul fucsia e questo c'ha del rosso. Quindi
si distinguono, non sono la stessa cosa. Ho fatto un cuoricino a rovescio inconsapevolmente, come sono pucciosa. Anche se non c'è essere meno puccioso di me. Ok, quindi lei. Poi vado, adesso dai, cerchiamo di chiudere perché questo video è diventato un Vangelo. Ho apprezzato moltissimo la matita labbra, la 08 rosso mattone di Wycon, mi piace un sacco, ma proprio un sacco. Questa ha riempito le labbra, una passata di burro cacao e vai, con il vantaggio che non ha l'effetto rossetto, cioè non è che avete, dopo che avete magnato, bevuto, patatinizzato, parliamo così in termini di aperitivo, non è che avete il contorno delle labbra e poi vuoto verso l'interno che vi fa quell'effetto sugo. Ecco, questa matita ammorbidita poi con il burro cacao scema in modo omogeneo, quindi questa è una cosa molto apprezzabile e qua siamo decisamente più sul rosso, un bel rosso brillante. E poi quello che ho sulle labbra, non so se si vedrà, è quello di Wycon della collezione Chicago Symphony, il Pull Pulpy Matte Lip. Forse trovate ancora nei negozi in super 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 mega saldo e questo è il numero 09. Vedrai che in chiusura e questo è un po' più è un rosso un po' più chiaro, quindi più acceso, che sulle mie labbra diventa così. E poi un altro prodotto e qui chiudo, peccato che lo dico in chiusura, che ho apprezzato tantissimo. In questi giorni trovate un'offerta di Revlon CAD acqua e sapone eccetera eccetera a 9,50 euro, ve ne danno due. Io ho scelto questo duo qua. Allora, questo poi ve ne parlerò, vi dirò, mi piacciono comunque entrambi. Questo perché mi serviva un qualcosa di lucido, questo sulle mie labbra diventa trasparente, trasparente per ora che sono abbronzata e quindi non ho mai niente di iridescente, carino e confortevole da mettere quando mi trucco, mi pesto gli occhi. Vai, un po' di luce ora che sto parlando da sola, che c'è stato un tasso di abbandono lunghissimo. Quindi carino, poi c'è questo effetto mentolato rinfrescante che dura per 10 minuti sulle labbra che mi piace un sacco. E poi, quindi sono venduti in abbinata uno lucido e uno aleo, uno lucido e uno matte. E il matte, questo è un po' più invernale, so già che lo utilizzerò quest'autunno. Vedete questo bellissimo rosso scuro, bellissima la durata di questo prodotto. Allora, tra questo e questo, 10 a 0. Quindi Revlon, brava, complimenti, complimenti e complimenti. Mi piace un sacco. Ragazzi, poi ne parleremo di questi altri, che perché insomma non prevedo di fare grandi acquisti, voi lo sapete. Mi sono un po' premiata quest'estate perché ci stava. Basta, tutto qua. Niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. 18 minuti, non faccio un video così lungo da non mi ricordo neanche quanto tempo. Mua! Spengo, mi sono tutta sporcata, ciao!